Buonasera, i titoli di Sicilia 24. Blitz interforze a Palermo dopo la rissa della notte scorsa davanti a una discoteca. Polizia, carabinieri e finanzieri presidiano i luoghi della Mala Pumoida. Cresce l'esasperazione di residenti e commercianti del centro che vogliono organizzare le ronde contro gli assalti notturni. Il ponte sullo stretto, secondo Raffaele Lombardo, serve soprattutto alla Sicilia. Il leader dell'MPA appoggia la compartecipazione delle regioni alle spese decisa da Salvini e lancia una frecciata a Schifani. A Gela spacciavano droga mentre erano ai domiciliari e durante il lockdown. 11 gli arresti nel blitz smart working della polizia. Passeggiare e contemplare il mare, allenarsi, piazza Battiato, ex piazza Nettuno, viene finalmente restituita ai catanesi dopo gli interventi di riqualificazione. Arrivano Spider-Man e altri supereroi all'ospedale Cannizzaro di Catania, si sono calati dall'alto con le funi per portare i doni ai piccoli pazienti. C'è ancora una possibilità che Catania-Sorrento si giochi a porte aperte. La società rossa-azzurra ha presentato ricorso al TAR per chiedere una sospensiva del provvedimento di CAMS e Prefettura. Buonasera a Palermo, blitz interforze contro la Mala Movida. Risse e spari in pieno centro l'ultima la notte scorsa di fronte a una discoteca. Il sindaco ha chiesto l'intervento dell'esercito. Ricostruiamo le ultime ore di tensione con Francesco Triolo. Erano le 2 la scorsa notte quando è scoppiata una rissa proprio davanti alla discoteca Notre a Palermo. Agenti di polizia, carabinieri e finanzieri sono intervenuti dal presidio attivato nelle zone della Movida per presidiare quelle aree dove nelle ultime settimane si sono verificate risse, aggressioni e rapine, fermando i giovani che se le stavano dando in santa ragione di fronte il locale di Via Calvi. Tutti i giovani sono stati identificati. Una situazione insostenibile, dice chi è stato svegliato nella notte dalle urla. Basta nulla per scatenare la rissa. Appena una settimana fa, un'altra rissa in via Lalumia, dove numerosi residenti hanno sentito distintamente dei colpi d'arma da fuoco esplosi. In strada tanti giovani ed alcuni che si sarebbero picchiati. L'allarme è talmente alto che il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, ha chiesto al governo l'intervento dell'esercito, mentre il prefetto Mariani ha assicurato più controlli e tolleranza zero contro la mala Movida. E nel corso dei controlli sono stati multati diversi esercizi commerciali per la violazione della normativa che regolamenta la sicurezza alimentare, carenze strutturali e amministrative, sanzioni che ammontano a 8.600 euro. Inoltre, 2 rappresentanti legali di altrettanti locali sono stati denunciati a piede libero per omesso visita medica di 7 dipendenti, impianto di videosorveglianza privo di autorizzazione e valutazione dei rischi priva dei requisiti minimi. Le sanzioni sono state di 5.600 euro per il primo e per il secondo oltre 19.000 euro. E sempre a Palermo cresce intanto l'esasperazione e la paura di residenti e commercianti del centro che vogliono le ronde per tutelare le loro attività. Marco Gulla. Furti, rapine, vetrine spaccate, atti di violenza, auto danneggiate. Gli abitanti del centro storico di Palermo da mesi si sentono nel far west. Basta fare un giro per capire che le storie di chi vive o lavora da queste parti si assomigliano un po' tutte e hanno un unico comune denominatore, l'esasperazione. E così alcuni residenti e commercianti hanno deciso di organizzare le ronde notturne, come la proprietaria di questo bar in via Roma, che la notte ormai non dorme più per controllare il suo locale attraverso le telecamere. Non ci sono forze dell'ordine, non c'è nessuno e agiscono durante la notte sempre agli stessi orari. I proprietari devono stare a controllare le telecamere per sperare che non ci sia qualcuno che ci venga a fare qualche sorpresa durante la notte. E la paura ormai regna sovrana, dalla mattina è 24 ore su 24 perché abbiamo gente di malo affare sui marciapiedi che spacciano, disturbano, degrado, scippano, c'è veramente il peggio di tutto. E guardate queste immagini che arrivano proprio dal centro storico, auto vandalizzate ma anche furti all'interno delle vetture. Io credo che sia arrivato il momento che il questore, il sindaco, il prefetto si rendano conto che la situazione in centro storico, soprattutto nel quadrilatero della stazione centrale, ha necessità di una maggiore attenzione. Le forze dell'ordine devono in qualche modo presidiare.
Adesso ci occupiamo delle polemiche sui soldi per il ponte. Il leader dell'MPA Lombardo, da sempre favorevole all'opera, appoggia la compartecipazione economica delle regioni decise da Salvini e lancia una stoccata a Schifani. Intervista di Luca Ciliberti. Presidente Lombardo, la compartecipazione di Sicilia e Calabria, la costruzione del ponte, qual è la sua posizione? Ma secondo me sono fondamentali ed essenziali, perché il ponte serve al sud, serve alla Calabria, serve soprattutto alla Sicilia. Speriamo di riuscirci, perché come vedete, come al solito, ripartono i no ponte, ma meglio fare altre cose, meglio... vediamo di averlo questo benedetto ponte, e poi avremo anche le altre infrastrutture, non è una questione di soldi. Una volta che c'è il ponte non completiamo le autostrade, non avremo l'alta velocità, ma è naturale che quelle cose ci saranno. Quindi non ci sarà, secondo lei, una sottrazione di risorse per altre infrastrutture o opere essenziali per la Sicilia? Purtroppo, se noi guardassimo alle risorse che non riusciamo a spendere, ci renderemo conto che questa partecipazione sia della Calabria, sono piccolissime cose e sono fondamentali. Interessa a noi il ponte, perché non partecipare? In quanto al resto, alla fine vedrete che con un'assemblea regionale e con un governo compatto nel richiedere quello che ci spetta, io credo che nessuno ci negherà manco un euro. Presidente, a chi si riferiva quando parlava di squalli di ricattucci? Ma guardi, minacce, ricatti e robe del genere, cosa succede? Attorno ad ogni cosa poi nascono i mediatori, i senzali, che si vanno a vendere posizioni, mediazioni, ah, facciamo questo, facciamo quest'altro, eccetera. Invece è stato, secondo me, più che opportuno. Per carità, poi col consenso di tutti a cominciare a presentare la regione, perché non è che dobbiamo dimenticare che Schifani appartiene a una Forza Italia nella quale Berlusconi, prima di Salvini, volevano fortemente il ponte. Spacciavano droga mentre erano agli arresti domiciliari e persino durante il lockdown. Da qui il nome del blitz smart working scattato a Gela, Gela Italia. Un giro di spaccio quotidiano che fruttava quasi 6.000 euro a settimana e che non si è fermato nemmeno durante il lockdown. L'attività, che coinvolgeva due nuclei familiari, figli minori compresi, è stata stroncata nella notte dall'intervento degli agenti di polizia del commissariato di Gela, supportati da quelli della mobile di Caltanissetta e dall'unità cinofila. Sulla base dell'inchiesta, ribattezzata Smart Working, sono state messe 10 misure di custodia cautelare in carcere e una ai domiciliari. Le centrali dello spaccio erano due, entrambe nel centro storico di Gela. Da quello che emerge, elementi del presunto traffico erano già sotto misura per altre vicende sempre di droga e comunque avevano precedenti penali anche legati a fatti di criminalità organizzata. L'inchiesta di oggi conferma ancora una volta come in città si registri un preoccupante fenomeno di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Siamo assolutamente soddisfatti dell'esecuzione di questa ordinanza di custodia cautelare in carcere, perché ci conferma quella che è la nostra percezione, anzi più che percezione, sicurezza di un allarme che c'è nel territorio del Tribunale di Gela con riferimento alla diffusione, al consumo di sostanze stupefacenti. Secondo il procuratore, sebbene i fatti siano legati alla criminalità comune, non si può escludere che dietro un traffico di questo tipo possa incombere anche l'ombra della criminalità organizzata e mafiosa. Gli agenti di polizia hanno monitorato le centrali di spaccio e chi le gestiva per diverso tempo, come ha precisato il primo dirigente Felice Puzzo. Che tipo di afflusso di clienti c'era? Diverse decine di clienti in ambito giornaliero, a prescindere insomma dal consueto fine settimana, dove magari il consumo è più elevato. Nel corso dei controlli un cliente giunto da Niscemi, fermato dalle forze dell'ordine, ha ingerito le dosi appena acquistate andando in coma. Era soprattutto cocaina quella che veniva ceduta. L'attività d'indagine è ancora in corso. Nuove stele sono state messe nel Giardino dei Giusti, nel cuore della Valle dei Templi, in memoria di quei personaggi che hanno lasciato il segno per il loro impegno nella giustizia. Davide Sardo. Il Giardino dei Giusti, nella Valle dei Templi di Agrigento, quella dove Giovanni Paolo II si scagliò con forza contro la mafia, si arricchisce di nuove stele in memoria di quei personaggi che hanno lasciato il segno e la cui storia va ricordata per il loro impegno nella giustizia e per il loro altruismo. Durante una cerimonia sono state scoperte le stele dedicate a Giovanni Battista Montini Papa con il nome di Paolo VI, al canonico Vincenzo Morinello, allo storico e diplomatico Giacomo Gorrini, al funzionario comunale Calogero Marrone e al commissario della squadra mobile di Palermo Beppe Montana, assassinato dalla mafia nel 1985 e ricordato dal questore Agrigento Tommaso Palumbo. Il suo sacrificio è stato quello della vita, la consapevolezza di rischiare ogni giorno la propria vita per portare avanti
avanti quello che era il mandato del suo servizio, i suoi ideali, la sua necessità di dare legalità ad un territorio che in quel momento era macchiato dal sangue degli attentati mafiosi. Il Giardino dei Giusti di Agrigento è stato inaugurato 8 anni fa nel cuore della Valle dei Templi su iniziativa dell'Accademia di Studi Mediterranei. Il giusto dell'umanità è un esempio di vita, è un modello e noi li riproponiamo con convinzione per costruire un mondo migliore da consegnare ai nostri giovani, più giusto e più in pace. Nel Giardino dei Giusti, tra i templi di Giunone e della Concordia, è stata posta anche una stele dedicata ai martiri nel tragico periodo del XX e del XXI secolo, ai giusti delle forze armate e della polizia, come pure ai civili morti vittime delle tragedie di questo periodo storico. Ci si potrà allenare, passeggiare, contemplare il mare. Piazza Battiato, ex Piazza Nettuno, viene finalmente restituita ai catanesi dopo gli interventi di riqualificazione. Emanuela Corsi. Un modernissimo playground, attrezzi ginnici, un campo da basket, giochi per bambini e zone a verde, ma anche panchine smart di ultima generazione, un nuovo impianto di luci e videosorveglianza. Si presenta così la nuova piazza Franco Battiato, ex Piazza Nettuno, sul lungomare di Catania, consegnata finalmente alla città. La rigenerazione di questi spazi, tra l'altro, ci sta permettendo di scalare quelle classifiche che ci hanno sempre visto penalizzati, le classifiche del Sole 24 Ore. Adesso siamo addirittura al 16° posto per investimenti nello sport e nelle aree all'aperto, quindi di questo ne siamo assolutamente fieri e siamo certi che i nostri concittadini continueranno a sostenerci per quello che riguarda queste iniziative. Dopo lo stop di alcuni mesi ai lavori eseguiti impiegando i fondi dell'Unione Europea del PON Metro 2014-2020 e i vari atti di vandalismo, il cantiere è ripartito ed oggi l'area può finalmente essere fruita da tutti, cittadini, sportivi e bambini. E c'è già chi ne approfitta subito dopo l'inaugurazione. Stamattina mi ha chiamato dice ci facciamo una passeggiata a lungo mare, abbiamo trovato questa novità e ne abbiamo approfittato. Speriamo che non vengano vandalizzati. Queste purtroppo da noi le cose, la buona volontà è tanta, ma poi spesso c'è qualcuno che invece, come dire, le raccoglie in una maniera diversa queste opportunità. Dopo questa seduta che cosa ci dedichiamo? A quale attrezzo? Ma dopo questa seduta poi ci dedichiamo alla tavola per recuperare le energie sprecate, impegnate. Piazza Franco Battiato, assieme a Piazza Europa e Piazza Le Sciascia, rappresenta un altro degli spazi pubblici recuperati dal degrado a una fruizione aperta e inclusiva a ridosso del mare. Spider-Man e altri supereroi amatissimi dai bambini questa mattina si sono calati con la fune dal tetto dell'ospedale Cannizzaro di Catania con una missione: regalare un sorriso e portare dei doni ai piccoli pazienti. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento. Si sono calati con le funi dal tetto dell'ospedale Cannizzaro di Catania per portare alcuni doni ai piccoli pazienti del reparto di pediatria e strappare un sorriso a chi combatte la battaglia più importante, quella contro la malattia. Sono Spider-Man, Flash, Iron Man, Captain Marvel, Captain America, Superman e Hulk. 7 supereroi con una missione speciale: regalare una giornata di svago ai bambini ricoverati. Dopo la discesa dalla parete dell'edificio, attraverso le finestre i magnifici 7 hanno raggiunto con pacchi e regali il reparto, dove ad attenderli c'erano i piccoli pazienti con le loro famiglie, per vivere con loro la gioia della festa a pochi giorni dal Natale. Dietro questi costumi ci sono i volontari dell'associazione SEA, supereroi acrobatici. E qual è la reazione di solito di questi piccoli? Allora, è bellissimo perché arriviamo e troviamo, diciamo, dei bambini che vivono, diciamo, una situazione particolare, per cui riuscire a strappare il loro pensiero e quindi deviarlo su qualcosa di positivo, di bello, è assolutamente una cosa, portare un po' di felicità, insomma, fa bene tantissimo a loro, ai loro genitori, ma fa tantissimo bene anche a noi. Un'iniziativa che nasce in collaborazione con Abbio Catania. Abbio Catania è presente nei reparti di pediatria e di emo-oncologia degli ospedali, dei 4 ospedali di Catania, e si occupa di gestire gli spazi gioco, regalare questi momenti di gioco ai bambini ricoverati e dare un sostegno anche alle famiglie. Una breve pausa, ci dedicheremo ancora con altre iniziative legate al Natale.
Ormai manca sempre meno al Natale, i bambini soprattutto si affrettano a consegnare le letterine tra sogni e desideri inaspettati. Quest'anno sono tantissime le iniziative in giro per i comuni sul versante dell'Etna. Noi siamo andati a Mascolucia, dove Babbo Natale è arrivato in slitta. Eva Spampinato. Buon Natale a tutti quanti! Che cosa chiedi nella letterina a Babbo Natale? La Barbie. È il passaggio delle bambole. Sono grafica con le Barbie. Ogni anno Babbo Natale riceve milioni di letterine e si appresta ad accontentare i desideri dei più piccoli, dai tradizionali giochi alle richieste più curiose e inaspettate. Trascorrere questo Natale un bel Natale in famiglia. I giochi tecnologici si confermano i più desiderati, ma a sorpresa tornano quelli tradizionali in legno e i libri. Un libro di Sudoku, il cruciverba. Sì, ha fatto la scorta di libri e abbiamo anche gli elfi che ci regalano il giovedì pomeriggio in biblioteca. Tante le iniziative natalizie che quest'anno arricchiscono le giornate festive nei comuni alle pendici dell'Etna. Si incontra Babbo Natale? Sì. Un desiderio dei bambini. Sì, è sempre bello questo periodo proprio perché è una magia. Qui siamo a Mascalucia e ad accogliere famiglie e bambini c'è un vero e proprio Luna Park vintage. Il Luna Park di Babbo Natale, un'idea diversa per accogliere i bambini e farli giocare, oltre che poi le classiche attività che sono quelle della letterina, la consegna. I bambini quando vanno da Babbo Natale chiedono sempre i giochi, però in realtà quest'anno hanno chiesto tante cose che toccano la sensibilità e il cuore di tutti. Quando la parola diventa immagine, è inaugurata a Scicli la mostra dell'artista Robustelli. Laura Curella. La simbiosi tra parola e immagine diventa a sua volta opera d'arte. È stata inaugurata venerdì all'interno della stamperia Bassi Beneventano di Scicli, Capricci, la mostra di Giovanni Robustelli ispirata ad un racconto di Marco Steiner. Chiesto a Marco Steiner se era disposto a scrivere un testo in maniera tale che io potessi ricavarne delle immagini, così è stato. I miei lavori sono a sostegno delle parole che ha utilizzato Marco Steiner, quindi cerco di estrapolarne ulteriori percorsi simbolici per arricchire questo viaggio attraverso queste atmosfere oniriche. Un ritorno a un passato in cui l'arte e la scrittura erano interconnesse in modo più intimo. In questa, chiamiamola fra virgolette, storia c'è tutto il succo di quello che è la mia passione per la Sicilia, il mio grande rispetto e stima che c'è per Robustelli, e quindi ho cercato di condensare tante cose che ho vissuto qui in Sicilia, tanti colori, passioni e sogni, e sapevo che lui li avrebbe realizzati con la sua arte. Dal dialogo produttivo di uno scrittore e un artista, assieme alla mostra nasce un prodotto editoriale agli antipodi degli ebook moderni. Questo qua è il leporello che abbiamo prodotto per la mostra ed è un formato editoriale ormai in disuso, interamente realizzato in maniera artigianale, anticamente chiamato concertina o opuscolo a fisarmonica. È il particolare che è un pieghevole senza rilegatura. In un mondo sempre più digitalizzato, questo innovativo progetto culturale rappresenta un'autenticità, un viaggio attraverso il passato che illumina il presente. Una breve pausa e poi il calcio. Per il calcio il Palermo batte il Pisa dopo una partita rocambolesca. La prima mezz'ora è tutta in marcia, in marca nero-azzurra, ma sono gli uomini di Corini a trovare il vantaggio con Insigne. La rete sembra dare la scossa, Brunori segna il 2-0, ma nella ripresa sono gli ospiti a rimontare grazie a Marini e Valotti. Lo stesso Marini però viene espulso dall'arbitro dopo il controllo del VAR e la partita cambia ancora. Il Palermo attacca e alla fine trova il gol dei tre punti con Segre.
E vediamo invece del pareggio 0-0 del Messina oggi pomeriggio al Viviani di Potenza nell'anticipo della 18ª giornata di campionato di Serie C. Giallorossi al terzo, risultato utile consecutivo e mai pericolosi in attacco. Il Potenza ha creato pochissime occasioni in una gara sostanzialmente bloccata. Venerdì prossimo il Messina ospiterà al Franco Scoglio il Monopoli. Ancora per la C c'è ancora una possibilità che Catania e Sorrento si giochi a porte aperte. La società rossazzurra infatti ha presentato ricorso al TAR per chiedere una sospensiva del provvedimento di CAMS e Prefettura. Francesco Triolo. Il Catania non ci sta e passa al contrattacco. La società rossazzurra ha deciso di presentare un ricorso d'urgenza al TAR contro il provvedimento con cui il CAMS e la prefettura hanno disposto la disputa della partita di lunedì sera contro il Sorrento a porte chiuse. La natura del provvedimento è afflittivo e non di ordine pubblico e secondo la dirigenza etnea, suffragata da alcuni precedenti come Casertana Foggia, spropositato e penalizzante per gli abbonati degli altri settori del Massimino. Adesso il TAR potrebbe disporre una sospensiva del provvedimento per discurre più avanti in camera di consiglio, ma intanto si giocherebbe a porte aperte. Se ne saprà di più lunedì e la palla è tutta nelle mani, anzi nella penna, del Tribunale Amministrativo Regionale. La squadra intanto prepara la gara contro i campani e la vittoria contro il Pescara in Coppa ha dato una marcia in più. Ecco le parole di Francesco Rapisarda ieri a Preview. A prescindere delle difficoltà che ci sono ogni anno, poi magari alcune partite non meritavamo anche nemmeno di perdere, eh? E il risultato finale condiziona in negativo un po' tutto quello che è stato. Però siamo un gruppo molto unito e stiamo cercando assolutamente di risollevarci e cercare di scalare la classifica, perché al di là della Coppa sì che porta un'agevolazione nei playoff, però l'obiettivo principale rimane quello di scalare più posizioni possibili in campionato. Silvestri è out, Lucarelli prova a recuperare Di Carmine, in alternativa c'è Dubicas o De Luca, squalificato in Coppa e che in caso di 4-2-3-1 può agire da falso 9. Allora l'allenatore è rimasto, è quello, sbaglio. È vero, ma io adesso ne abbiamo ne ha parlato. Una squadra che anche l'anno scorso comunque aveva delle idee, giocava molto, molto bene. Sicuramente, come detto te, tutte le partite sono difficili e noi come sempre cerchiamo di prepararla nel migliore dei modi per cercare di fare il risultato e portare a casa la vittoria. E arriva il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti di Catania provincia per la partita Benevento-Catania per la gara allo stadio Francioni, lo ha disposto il prefetto di Latina secondo la richiesta del questore. Io mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buon fine settimana.